Presidente, buongiorno. Come sta senza l'AMTAB? Come vive senza l'AMTAB, Presidente? Ci dice qualcosa finalmente sulla storia delle promozioni, sulla storia delle cause, dei dipendenti licenziati e poi riassunti? Presidente, ci dice qualcosa? Ci dica qualcosa sulla storia del depuratore, sulla storia degli interinali, Presidente. Gli interinali, al telefono a quel genitore è stato detto che gli interinali vengono selezionati da lei. Presidente, ci dica qualcosa. Risponderà di qualunque cosa le sia stata addebitata anche dai consiglieri comunali. Questa storia del bilancio, un bilancio in cui non ci sono le consulenze sempre alle stesse persone. Ci dica qualcosa. Finalmente, una volta sola, ci può dire qualcosa rispetto a tutte queste tematiche? Sappiamo che il nuovo presidente Persichella ha chiesto tutte le carte per capire che cosa è successo, come è stata gestita l'AMTAB finora. No, non parla. Non può dire ai baresi come è stata gestita l'azienda, perché i conti non tornano. Su nessuno dei temi. Magari su qualcosa sbagliano i consiglieri che l'accusano di una gestione, di una mala gestione, hanno parlato di mala gestione. Sembra tanto anche a noi. No, Presidente, niente. Sulle promozioni, sulle assunzioni, niente. Non può dirci nulla. Lei non ha niente da dire ai cittadini baresi. E soprattutto, come mai l'amministrazione comunale non le ha ancora riassegnato in questo gioco di poltrone un altro incarico? No. Il sindaco le ha detto qualcosa, le ha fatto capire, andrà all'ASI, come dicono. Non si riesce a sapere nulla, Presidente. Non l'ha fatto quando era in carica, non lo fa adesso, men che meno immaginiamo. La storia del Polipark. Sono tanti i temi, Presidente, niente. L'officina. Vabbè, la lasciamo andare perché tanto sarà un inseguimento infruttuoso. Tino. Da farlo, No, sai cos'è? È allenato a scappare il presidente Vulcan. Sì, Sì, a divincolarsi, a sgattaiolare dalle domande. Lui è allenato, io no, io vado dritto e quindi mi sono un po' affannato. Già portato dal tribunale dove era in corso la causa per il licenziamento dell'ex capo officina. Fino al 352, Tino. Mocca Vulcano, Vulcano, e devo ammettere che il suo passo è bello spedito, E però vorrei capire una cosa, se invece avesse risposto avrebbe avuto la stessa spavalderia nel... non lo so, perché poi quando parli e cambi in te viene là un poco di affanno, e lo voglio capire. Presidente non parla, perché a noi viene sempre di chiamare il Presidente, per noi è Presidente, per noi è Presidente, ma non dice nulla, eppure i temi sono tantissimi, ha deciso di andare muto verso il suo nuovo incarico, qualora ci sarà. Tino, ci sono voci che si rincorrono, un po' come noi abbiamo cercato di avere delle risposte dal presidente Vulcano, ma pur rincorrendolo, diciamo così, accompagnandolo, non siamo riusciti a sapere nulla. Oh, ma nemmeno una parola, cioè niente! Neanche una parola. Muto come un pesce. È di una coerenza incredibile. Non ci ha risposto quando era presidente dell'AMTAB, non ci risponde ora che è ex presidente dell'AMTAB, e vi diciamo una cosa che se fosse accertata sarebbe sconcertante. Pare che non sia... Confermate? Pare che non sia del tutto finita.
Oh. C'è uno strascico. Noi non possiamo dire nulla adesso. C'è uno strascico, ve lo faremo sapere. Però, Presidente, ci faccia sentire la sua voce. Risponda ai consiglieri comunali che l'hanno accusata di cose effettivamente particolarmente gravi. Ci hanno parlato di un bilancio falso che sarebbe la madre di tutte le accuse, ma poi abbiamo dimostrato in più occasioni di questa gestione allegra. Di questa gestione un po' a umma umma, no? Figli e figliastri. Noi restiamo a sua completa disposizione, ex presidente e direttore generale insieme a fine nell'ultimo periodo, perché volesse chiarire come è stata gestita la municipalizzata per il trasporto pubblico, noi siamo a sua completa disposizione. Molti lo sanno, altri no, e quindi noi la invitiamo a dire qualcosa. Ma può darsi che aveva mal di gola, era raffreddato, che ne sai? No, con noi non parlo, questa è la verità. No, non parlo, io ci ho provato, gliel'ho fatto, no, niente, niente.